Dunque, il servizio di psiconeuroimmunologia si occupa fondamentalmente della cura di tutte quelle patologie che rientrano in un intervento di cosiddetto mente-corpo-cervello. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono tre sistemi fondamentali nel nostro corpo. Uno è il sistema immunitario, il secondo è il sistema muscolo-scheletrico, il terzo è il sistema nervoso centrale periferico, che possono, per motivi di stress, subire, tra virgolette, dei danni. E questi danni, per uscire da una situazione da stress cronico, vanno in qualche modo equilibrati attraverso che cosa? Attraverso anche una serie di analisi che vengono fatti. E per indagare quale dei tuoi tre sistemi in quel momento della vita assorbe troppa energia in modo da riequilibrare il corpo umano. Questo è un pochino il senso della cosa detto in modo abbastanza elementare. Questo vuol dire che devono essere fatti una serie di accertamenti. Siccome parliamo di disturbi da stress cronico, il primo accertamento è legato a un test che possa validare l'esistenza o meno dello stress cronico all'interno di un soggetto. Da qui possiamo partire con diciamo dei protocolli personalizzati che non possono essere generalizzati perché dipendono da quello che noi riscontriamo all'interno di un essere umano. Quindi si può agire su tre grandi sistemi. Il sistema su cui si agisce è quello della psicologia, psicoterapia, il secondo sistema è quello della nutrizione, il terzo sistema è quello del movimento attraverso la riattivazione di un sistema muscolo-scheletrico. Perché forse pochi sanno che le miochine, che sono sostanze antinfiammatorie del nostro corpo e che aiutano l'equilibrio, vengono attivate attraverso il movimento corporeo e quindi questo può essere un valido aiuto in un equilibrio di una riduzione dello stress, in quanto comunque lo stress è un processo di tipo infiammatorio.